Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ringraziamo insomma per tutti per la partecipazione, la presenza a questi incontri del giovedì culturale della scuola Leonardo, che ringraziamo insomma per offrire sempre la possibilità di confronto e di spunti, insomma, di arricchimento rispetto alle tematiche della sostenibilità. Con l'apporto appunto di validi professionisti che portano la loro esperienza e come insomma la sostenibilità si può integrare nelle varie anche sfaccettature della consulenza. Magari non so se direi che possiamo iniziare, aspettiamo ancora magari un paio di minuti. Se vogliamo presentare il dottor Piccirilli, poi iniziamo. Sì, va bene. Allora, questa sera, insomma, il tema è quello della sostenibilità anche connessa alla gestione delle PMI, quindi delle piccole e medie imprese. E il dottor Piccirilli ci introdurrà, insomma, nell'argomento. E il dottor Piccirilli, oltre ad essere consulente per i sistemi di gestione per la sostenibilità ESG SRG, fa anche parte del network dei Facility Point SRG 88088 e da più di 40 anni, da 40 anni, è consulente di marketing strategico e di export, supportando varie aziende a livello nazionale e internazionale. È socio RAPCO, Associazione Professionale dei Consulenti di Management, ed è anche rappresentante italiano della Camera di Commercio di Dubai, quindi diciamo, ha sicuramente una vasta esperienza a livello internazionale. Il dottor Piccirilli è esperto di strategie commerciali che possono includere ovviamente all'interno di queste strategie anche la sostenibilità e ha sviluppato soprattutto in seguito poi anche alle difficoltà che le PMI hanno avuto durante il lockdown, un processo che si chiama appunto Portable Customer, che vedete qua, che ho portato nella slide, e appunto oggi ci spiegherà come sviluppare clienti, come sviluppare anche in mercati complessi, però nel rispetto ovviamente dei sistemi di gestione della sostenibilità e quindi dello standard SRG 88088. Io lascio la parola al dottor Piccirilli, se poi ci sono domande, chiediamo anche di scriverle in chat e qui le porteremo all'attenzione alla fine dell'intervento. Grazie. Grazie Stefania per la presentazione. Buonasera a tutti. Questa sera continuiamo a parlare di sostenibilità. Io sono ospite della Scuola Etica Leonardo, che ringrazio per questa serata e per avermi dato la possibilità di parlare di questa area che io occupo. Io mi occupo di strategie commerciali, mi occupo di marketing strategico, quindi nel momento in cui si parla di mercati, per me l'approccio è un approccio commerciale, marketing, per tutto ciò che l'azienda fa verso i suoi mercati. Questa sera vi presenterò, parlerò appunto di Profitable Customer, che è un sistema che ho messo a punto, come diceva giustamente Stefania, nel momento in cui è iniziata la pandemia. Ovviamente ci stavo già lavorando, perché è un sistema complesso che viene da un'esperienza di 42 anni in questo settore. Esperienza sia in azienda che da consulente, quindi da dirigente e da consulente. Quindi lo dico perché vedere le due anime ci si completa, perché il consulente vede le cose da fuori, ovviamente, ma vederle e conoscerle anche da dentro hanno un sapore diverso, perché dall'interno dell'azienda le difficoltà sembrano essere maggiori.
Cosa è successo negli ultimi anni? Negli ultimi anni è successo che il mondo si è stravolto. Ci sono state, la prendo larga, a partire dall'abbattimento delle torri c'è stato un cambiamento che piano piano è diventato sempre più importante. Da noi è atterrato intorno al 2009, e da lì sono cominciate le trasformazioni in azienda, le trasformazioni dei sistemi, quindi di reazione da parte delle aziende. Negli ultimi anni, diciamo fino al 18, 2018-2019, si cominciava a rialzare un po' la testa, c'era stata anche una selezione naturale, no? Ovviamente sul mercato. Le aziende che erano arrivate al 2019 stavano cominciando a capire che bisognava avere un atteggiamento diverso verso il mercato, ma in questa pandemia ci ha fatti risprofondare di nuovo nella paura, in un'economia che è diventata ancora più debole, e poi è arrivata anche la guerra ultimamente, quindi diciamo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo da tanto tempo delle situazioni complesse per la nostra economia, e per le nostre PMI è stato veramente ed è veramente difficile. Ma soprattutto il protrarsi così a lungo di questa situazione ha creato degli scollamenti, delle difficoltà, perché è cambiato proprio il rapporto cliente-fornitore, e questo ha reso difficile l'approccio al mercato per quelle aziende che continuano a lavorare come si faceva prima di questa crisi, no? Quindi si può fare azienda oggi come si faceva prima? La risposta purtroppo è questa. Queste sono una serie di aziende importanti, è la punta di diamante, no? La punta dell'iceberg, delle aziende che rappresentavano l'Italia e che sono state cedute. Ma sono quelle che ci sono ancora, tante altre non ci sono più, perché soprattutto sulle aziende più grandi la difficoltà di un cambiamento così rapido si è sentita maggiormente, quindi le difficoltà economiche sono state maggiori, si è dovuto ricorrere per forza di cose ad investitori che, come vedete, per la maggior parte sono di altri paesi, non sono italiani. Questo ha creato cambiamenti notevoli. Come dicevo, il rapporto cliente-fornitore si è stravolto. Quello che mi sento dire quando entro in azienda è che i clienti non reagiscono più alle offerte. Soprattutto ci sono delle difficoltà anche per la rete vendita, no? Gli agenti che non riescono più ad avere rapporti continuativi come li avevano prima con i loro clienti. E perché? Perché c'è bisogno di cambiare registro. Dopo tanti anni ci si sente addirittura, dopo tanti anni di rapporto con un cliente, ci si sente valutati insieme ad altri clienti, ad altri fornitori per una comparazione, cosa che prima non avveniva ai tempi della pacca sulla spalla, per intenderci. Quindi, insomma, il rapporto è cambiato notevolmente. In tutto questo è emersa la sostenibilità. Parliamo ovviamente della SRG 88088, che ha l'importanza di essere maggiormente incisiva sotto l'aspetto della governance. Io ho sviluppato, come vi dicevo prima, un approccio e quindi un processo che va all'approccio ai mercati, ma parte anche dalla definizione degli acquisti, cioè come deve essere il prodotto affinché quel determinato target lo possa trovare interessante. Quindi oggi è fondamentale più che mai riuscire a capire quali sono i target che ritroviamo tra i clienti che abbiamo sviluppato prima per le aziende che non nascono oggi, ma che sono già in corso, quindi quei target che sono all'interno dei clienti, riuscire a capire quali sono quei target principali che possono anche avere un futuro. Quindi bisogna individuare i target principali all'interno del nostro parco clienti e capire cosa stanno cercando, di cosa hanno bisogno.
cosa cercano, cosa continuano a cercare per raggiungere le loro strategie. E sulla base di questo formulare delle offerte mirate affinché le possiamo aiutare, assisterle ed aiutarle per il raggiungimento dei loro obiettivi. Nel momento in cui si parla di sostenibilità in azienda, l'implementazione di un sistema di sostenibilità in azienda richiede un approccio multidisciplinare. Quindi io parlerò della mia area, la mia area è quella del marketing strategico, e quindi vi parlerò del marketing strategico per un discorso di business continuity, sempre in area commerciale. Considerando che il marketing sta cambiando, il marketing è cambiato già e sta cambiando sempre di più, è un marketing che si è aperto ancora, è un marketing che nel momento in cui fa le sue analisi per le strategie deve considerare assolutamente tutti gli stakeholder, perché sono tutti coinvolti nello stesso progetto. Quindi faccio riferimento al punto 6.2.2 della 88088, che dice: per assicurare la business continuity, l'organizzazione dovrebbe agire con la logica del sustained success. Quindi sicuramente mettere a punto delle logiche che abbiano la possibilità di durare nel tempo, non è una toccata e fuga, bisogna strutturare qualcosa che poi abbia la possibilità di durare nel tempo. I progetti del business dovrebbero essere portati a conoscenza almeno delle parti interessate interne e degli eventuali investitori. Questo è il punto 6.2.2, al quale aggiungo il punto 7.1.2.3, che recita: il welfare rappresenta oggi una delle forme più moderne di concertazione e supporto per i lavoratori. Quindi la legislazione favorisce molte forme e contenuti a reciproco beneficio di organizzazione e lavoratori. La SRG 88088 ha voluto cogliere questa opportunità per contribuire al miglioramento del benessere generale, ed è di questo che parleremo anche nel corso del mio intervento. Cosa abbiamo capito in questi anni e cosa abbiamo capito in questi ultimi, soprattutto due, tre anni? Abbiamo capito innanzitutto che il cliente se acquista un nostro prodotto, lo acquista perché il nostro prodotto, intendo da un'azienda che lo produce, lo acquista perché ha bisogno di raggiungere il suo obiettivo. Quindi ha visto qualcosa in quel prodotto o servizio che è utile per lui per raggiungere un suo obiettivo, magari un nuovo obiettivo, perché i clienti hanno dovuto rimodularsi, hanno dovuto rivedere le loro strategie per poter sopravvivere in questo momento. Un altro punto è che i clienti non sono tutti uguali. I clienti, lo sapevamo già, oggi più che mai dobbiamo dire che i clienti non sono tutti uguali. E il rapporto che abbiamo con i clienti varia a seconda della categoria del cliente, del tipo di cliente che abbiamo davanti. In più, altra cosa che abbiamo capito, che è necessario conoscere le nuove strategie e priorità dei clienti, come vi dicevo prima, per fare in modo che l'offerta che l'azienda pone al proprio mercato sia vista come un'offerta interessante dai clienti per le loro strategie. In più, l'ultimo punto è che l'azienda che ha successo è un'azienda che si rivolge a tutti i suoi componenti, quindi è un'azienda che vuole il miglioramento delle condizioni interne. Quindi parliamo di benessere dei lavoratori, benessere di chi all'interno dell'azienda deve lavorare, considerando che siamo più ore in azienda che non a casa propria, e quindi il benessere delle persone all'interno è utilissimo per star bene all'interno dell'azienda, per creare un buon clima. E ci sono delle analisi già fatte, delle ricerche già fatte, dove si dimostra che le aziende che avviano percorsi di questo tipo, che hanno un clima migliore all'interno dell'azienda, riescono ad avere un fatturato di circa il 10-15% più elevato, quindi hanno una facilitazione maggiore nel rapporto con i mercati, si è più competitivo.
Il mio lavoro è appunto quello dello sviluppo della competitività, quindi nel momento in cui ho approcciato la sostenibilità, ho capito immediatamente che era un volano, era un'arma fortissima nei confronti del mercato, un'arma, se vogliamo anche, tra virgolette, concedetemi, obbligatoria per il punto in cui siamo arrivati oggi. È inserita nel mio processo, ci è andata da sola, devo dirvi la verità, sembrava proprio fatta su misura il mio processo per la sostenibilità, per cui le cose si sono unite per bene e ve le presenterò. In pratica, dove siamo oggi? Siamo arrivati al punto in cui, non so se c'è qualcuno che mi ascolta che ama fare le maratone, io ne ho fatte tante, ho avuto questa passione per la corsa, ho fatto tante maratone, e questa maratona però è diversa perché siamo tutti sulla stessa linea di partenza. Sulla stessa linea di partenza c'è l'aziendina che nasce oggi, c'è l'azienda che ha 70 anni di vita, c'è il professionista, c'è il manager, siamo tutti sulla stessa linea di partenza e non vince chi arriva primo, vince chi riesce a capire che bisogna cambiare mindset. Per cui nel momento in cui si capisce qual è il nuovo mindset da acquisire, lì abbiamo già vinto. E quindi è questo il mio lavoro, è questo che con Profitable Customer voglio portare avanti e vi voglio presentare questa sera. Allora, che cos'è Profitable Customer? Profitable Customer è un sistema che impegna le aree aziendali, tutte le aree aziendali. Impegna la direzione commerciale, perché con la direzione commerciale può, con Profitable Customer, con questo processo, può analizzare meglio, può definire con maggiore precisione dei budget, può avviare dei progetti di miglioramento per l'azienda. La rete vendita che lavora all'interno dell'azienda è fuori, come interna ed esterna, può lavorare con maggiore precisione, non perde tempo se consideriamo che la massa dei clienti, perché va con delle informazioni mirate, precisissime, quindi sui clienti che sono, adesso vedremo, quelli più profitable appunto, per lo sviluppo delle vendite. La direzione generale può attuare una migliore pianificazione strategica con le informazioni che derivano da questo processo e può lavorare meglio sul benessere interno nel momento in cui si va, una volta avuti gli utili da queste attività commerciali, si va a migliorare il clima interno, il miglioramento della produzione, degli uffici, di tutto ciò che è l'ambiente interno all'azienda per creare benessere. L'area marketing viene impegnata molto, l'area marketing viene impegnata per una comunicazione efficace, di cui poi parleremo, e per fare attrazione clienti. Così come l'amministrazione clienti è impegnata soprattutto perché si riduce l'attività degli insoluti, quindi i solleciti dovrebbero essere sempre meno, no? Ecco, questo è un sistema per cercare di ridurre anche questo. Tutta l'organizzazione commerciale è impegnata in questa attività perché c'è una fluidità maggiore di informazioni che circola nell'area commerciale, fra gli agenti, la direzione commerciale e l'azienda tutta. Questa sempre nell'obiettivo di avere un benessere aziendale, un aziendale maggiore e la business continuity appunto. La direzione del personale è impegnata perché c'è un miglioramento dei luoghi di lavoro, come dicevo prima, quindi nel momento in cui l'azienda riesce ad avere successo sui mercati con il processo e riesce a utilizzare gli utili o una parte ovviamente degli utili per il miglioramento dei luoghi di lavoro, c'è un miglioramento del clima. E quindi la direzione del personale è direttamente esposta a questo per avere un miglior rapporto con i collaboratori e un maggiore benessere. Che cos'è quindi Profitable Customer?
È un sistema, io l'ho chiamato sistema evolutivo appunto di gestione commerciale. Un sistema evolutivo perché è un sistema che, come abbiamo visto, impegna le aree aziendali che un po' alla volta con le informazioni che vengono acquisite e che girano tra le aree che abbiamo visto, che praticamente sono tutte le aree aziendali, queste informazioni sono appunto un volano di crescita. Creano fatturato, creano nuovi clienti, un rapporto migliore con l'esterno, creano una facilità di pianificazione di attività, di progetti, soprattutto quando si parla di sviluppo di nuovi mercati o acquisizione, ingresso in mercati nuovi. Si può creare innovazione. Fino alla comunicazione, fino all'immagine dell'azienda e la comunicazione che viene percepita come una comunicazione positiva, quindi un'azienda di successo. Quindi campagne di vendita con obiettivi precisi, un miglior focus sui clienti che sono quei clienti, come dicevo prima, profittevoli, da cui il nome di Profitable Customer. Quindi si vanno ad individuare quelli che sono quei clienti sui quali si può investire di più in termini di tempo e di energie perché c'è una sintonia maggiore. Sono quei clienti che si possono sviluppare meglio. Adesso vediamo come. È un sistema di gestione che quindi alimenta le vendite, crea un potenziamento dell'area commerciale. Si definiscono con questo sistema degli obiettivi che sono degli obiettivi raggiungibili, che non stressano la struttura, sono degli obiettivi condivisi già dall'inizio e quindi raggiungibili, condivisi all'interno dell'azienda, all'esterno dell'azienda con gli stakeholder. C'è un controllo costante delle vendite e delle opportunità che si creano nel momento in cui si va sui mercati e si acquisiscono dei feedback dal mercato. Viene vista l'azienda come un polo d'attrazione, viene vista dal mercato come un polo d'attrazione, quindi questo che crea poi il volano di crescita. Diventa un facilitatore dello sviluppo. Non ultimo, sicuramente una migliore penetrazione del mercato e tutto questo quindi crea un miglioramento del benessere interno. Il benessere interno è impegnato in tutte le sue aree, quindi dalla direzione commerciale, alle vendite, al marketing, il magazzino, è tutta l'azienda che viene impegnata, e così come indicato anche dal SRG 88088, quando si parla di governance si intende esattamente questo. Ci sono degli strumenti ovviamente che vengono utilizzati, dei tools che Profitable Customer utilizza. Si parla del business, si comincia proprio con un business model canvas, importante il database marketing, quindi un database intelligente che contiene informazioni su ogni singolo cliente, informazioni che sono poi quelle che vengono implementate continuamente da tutto ciò che succede all'interno e all'esterno dell'azienda, nei vari rapporti di relazione, come abbiamo visto, fra tutte le aree che si muovono tutte insieme. Da qui nasce una value proposition che è mirata all'esigenza di ogni singolo cliente. Ogni singolo cliente, inteso come gruppo di clienti, si formano dei gruppi di clienti con un sistema di segmentazione. In effetti è più di un sistema perché è una segmentazione tridimensionale, cioè sono più sistemi di segmentazione sovrapposti che ci fanno intuire quelli che sono i clienti profitable, quindi quei clienti maggiormente interessanti sui quali l'azienda può investire maggiori energie. Sono anche quei clienti che hanno una predisposizione maggiore alla sostenibilità e quindi con i quali si può fare un viaggio insieme, si può accompagnare e crescere insieme a loro con discorsi di affiancamento anche per quello che può essere un processo di sostenibilità da avviare, un percorso.
Poi c'è un business canvas sprint che viene attivato. Con il business canvas sprint si arriva a definire quelli che sono appunto i nuovi obiettivi dei target che abbiamo come, tra i nostri clienti e che quindi dobbiamo andare a cercare come nuovi clienti sui mercati, capire quali sono i nuovi obiettivi, capire quali sono le necessità, cosa stanno cercando a livello del nostro prodotto in questo momento e che tipo di approccio quindi si deve avere verso di loro, quindi qual è l'offerta migliore nei confronti di questi clienti, sempre nel rispetto di ciò che è la 88088. Quindi abbiamo detto che facciamo un viaggio insieme a questi clienti che individuiamo come clienti che possono sostenere, possono partire in questo nuovo viaggio per la sostenibilità. A questo punto si definisce un action plan con le attività, quindi viene fuori proprio un processo di attività, un elenco di attività da sviluppare, da portare avanti nel tempo, che vengono comunicate al mercato, all'interno e all'esterno dell'azienda, con l'attività di storytelling e con il web marketing, che è ormai uno strumento principe per tutto ciò che è la comunicazione, perché facilita anche il controllo, facilita i feedback, facilita anche il contatto, sia in ingresso che in uscita. Quali sono gli elementi principali? Gli elementi principali sono sicuramente la segmentazione tridimensionale, perché con la segmentazione tridimensionale si vanno a definire degli indici di performance. Con gli indici di performance noi individuiamo quei clienti che sono sostenibili, quindi quelli di cui parlavamo prima, quelli da affiancare per attivare una partnership sulla base degli obiettivi di sostenibilità, senza dimenticare i PES e gli SDGs per intenderci. Poi l'indice del potenziale dei clienti è fondamentale, perché con l'indice del potenziale dei clienti noi possiamo individuare, possiamo come dire, mettere in evidenza appunto quei clienti per lo sviluppo economico. Come vi dicevo prima, c'è una percentuale di incremento del fatturato e quindi un posizionamento migliore nel mercato per le aziende che avviano un processo di sostenibilità. Andiamo ad individuare dall'inizio quali sono quei clienti che possono, che hanno una maggiore facilitazione al rispetto di PES e SDG, per definire dei progetti e degli obiettivi precisi per gli agenti, cioè andiamo a dare alla nostra rete vendita, ai nostri agenti, le informazioni precise in modo che loro abbiano un'attività mirata sul mercato, non più quel porta a porta che si è fatto fino ad oggi e che molti continuano a fare, ma un percorso, un binario, ecco, verso questi clienti che per l'azienda sono maggiormente interessanti. Quindi è una preselezione che viene fatta. La segmentazione del punto A serve proprio per arrivare a definire una preselezione in base agli indici di performance che vengono indicati. Da qui c'è questa customer journey che facciamo con il Canvas, che ci serve per, una volta individuati questi clienti, per strutturare le offerte mirate sulla base di quelli che sono che abbiamo individuato come loro obiettivi. Quindi li assistiamo, li aiutiamo per fargli raggiungere i loro obiettivi con i nostri servizi, con i nostri prodotti. Per finire, la comunicazione web, che diventa una comunicazione miratissima, sempre in riferimento al punto 7.4.1 della 88088. Il punto 7.4.1 dice che la sostenibilità, come vediamo qui, ha bisogno di una comunicazione efficace all'interno e all'esterno dell'organizzazione, ovvero verso tutti i portatori di interesse. Questo è il motivo per cui vi dicevo prima, il marketing si sta ampliando perché deve dare soddisfazione a tutti gli stakeholder, sia interni che esterni. È fondamentale per raggiungere gli obiettivi di successo e quindi per predisporre la crescita dell'azienda. Vediamoli uno per uno per capirci meglio. Questa è la
è la segmentazione. Come se si riesce a vedere nell'ovale rosso, ci sono diversi sistemi, c'è l'ABC, c'è l'RFM, c'è una segmentazione qualitativa che viene fuori da analisi precise. A cosa ci serve? Ci serve proprio per individuare, ad esempio con l'ABC sappiamo che i clienti A sono i clienti migliori, sono i più grandi, ma sono i più grandi quantitativamente. A livello qualitativo però non lo sappiamo, ad esempio qui se scendiamo un attimo giù in questo elenco, già dalla quarta posizione, dalla quinta posizione, ad esempio abbiamo un cliente A, quindi un cliente importante per questa azienda, che vediamo andando sulla colonna della qualità, è un cliente che risulta essere a rischio. Il cliente a rischio è quello che probabilmente la prossima stagione di vendita non sarà più in elenco. Perdere un cliente grande sul quale si è fatto affidamento, diciamo che i clienti A sono quelli che solitamente sono lo zoccolo duro dell'azienda, no? Sono quelli più importanti, quindi perdere un cliente A è importante, è difficoltoso dopo. In questo modo li possiamo individuare e possiamo capire quali sono quei clienti da recuperare, poi facciamo ancora in tempo ad intervenire. Al punto B abbiamo la definizione del budget. La definizione del budget che quindi possiamo condividere con i nostri agenti, di solito questo è sempre un momento critico, risente di una serie di valutazioni e di un impegno, anche un coinvolgimento forte da parte dell'agente che è chiamato dall'azienda a fare delle sue valutazioni e quindi a collaborare fortemente. E nella collaborazione c'è anche, non so se vedete il mio puntatore, c'è anche una voce che dice propensione PES SDGs, con una valutazione che viene data dall'agente, una prima valutazione che viene data dall'agente e che poi viene confermata con una valutazione fatta direttamente dall'azienda sul cliente per capire se questo cliente effettivamente ha la possibilità di sviluppare e di muoversi nel rispetto dei PES e degli SDGs. Al terzo punto c'è la Customer Journey. La Customer Journey viene fatta con sistemi Canvas. Serve appunto per capire il cliente, conoscere i suoi obiettivi, i suoi nuovi obiettivi, perché si è spostato rispetto a prima. Di conseguenza, in base agli obiettivi, definire quelle che sono le offerte che sta cercando e avviare appunto questo affiancamento per accompagnarlo in un percorso di sostenibilità, in modo che le attività che l'azienda fa verso il cliente in ottica di sostenibilità siano capite dal cliente, quindi un modo per sintonizzarsi con il mercato e con quei clienti che direttamente possono capire meglio quello che significano le attività che sta facendo il cliente e l'azienda in ottica di sostenibilità. Al quarto punto è la comunicazione. La comunicazione è una comunicazione, come dicevo, mirata sulla base di queste informazioni, cioè abbiamo già capito, abbiamo preselezionato i clienti, su questi clienti facciamo un lavoro speciale, più attento, e quindi il punto 7.4.1 della 88088 ci dice che bisogna rapportarsi con il cliente in base ai valori cercati, ma ci dice che la comunicazione verso l'esterno ha una progettualità tale, leggo così come riportato, ha una progettualità tale da rappresentare fedelmente l'organizzazione senza alcun rischio di ESG washing, di indicazioni ingannevoli, seppure non volute. L'organizzazione si relaziona con l'esterno, ad esempio con i clienti e altre parti interessate, nel gestire e rispondere a claim e altre richieste di chiarimento. Per quanto riguarda le analisi di Canvas, chiedere, insomma, un chiarimento, anzi, fare un commento su questo, perché sicuramente
È molto interessante quello che hai detto, no? Il fatto di accompagnare il cliente verso, no, anche il suo proprio cammino di sostenibilità. E questo lo trovo molto interessante perché solitamente si fa un po' il contrario, no? Ovvero si guarda un po' alla catena del valore, ma più alla supply chain, cioè ci si guarda indietro e si risponde poi al cliente quando è lui a chiedere a noi in qualche modo, no? Di essere compliant a certi standard, eccetera. Quindi questo lo trovo sicuramente uno spunto interessante, no? Di essere anche un po' tramite verso i nostri clienti per far capire magari il cammino intrapreso e portarli in questa direzione. Quindi sicuramente questo è uno spunto insomma notevole, che guarda avanti, no? Che va un po' oltre quello che adesso è prassi comune, perché spesso lo si fa quasi per obbligo, per rispondere a un'offerta, a una richiesta di offerta di un cliente. Certo, quello che dici del cliente che fa la richiesta continua ad avvenire, ma è molto più facile se cliente e azienda fanno insieme lo stesso percorso. Cioè, altrimenti magari lo stesso cliente potrebbe non capire una serie di cose, no? Da parte, una serie di messaggi che arrivano da parte dell'azienda che è in un percorso di sostenibilità. Il cliente che ha una propensione alla sostenibilità, che ha questa sensibilità, quindi non ha ancora avviato un processo, se viene individuato prima e lo si accompagna ad avviare un processo di questo tipo, il vantaggio è per tutti. Il vantaggio è per tutta l'azienda, per tutti gli stakeholder, quel cliente compreso, no? E quindi, certo, soprattutto se c'è anche una componente etica delle aziende, molte aziende lo hanno, quindi anche in qualche modo di trasmettere, no? Esattamente. Come dire, una presa di posizione anche in questi temi. E poi avevo anche una domanda invece rispetto alla valutazione, no, del potenziale PES che è stato comunque portato in quella tabella del bilancio. Cioè, come avviene questa valutazione? La valutazione viene fatta inizialmente facendo una formazione agli agenti. Gli agenti devono essere sensibilizzati per poter, così come gli agenti oggi devono essere formati per sensibilizzarli sul riconoscere alcuni segnali dal mercato, per riportare poi le informazioni in azienda. Fra queste ci devono essere anche informazioni sui PES. Cioè gli agenti devono essere in grado, parlando con il cliente, annusando l'aria, come si suol dire all'interno dell'impresa del cliente, devono essere in grado di individuare quei clienti che hanno questa maggiore sensibilità e segnalarli all'azienda. Nel momento in cui questo avviene, chiaramente poi è l'azienda che si deve muovere con una verifica maggiore sul cliente ed è una condivisione che alla fine avviene fra un accordo di condivisione che avviene tra l'azienda e il cliente per avviarsi su questo cammino. Grazie. Allora, dicevo che le analisi Canvas sono utilissime, io l'ho inserita nel mio schema perché sono veloci, sono precise, ci danno delle indicazioni, in breve tempo ci danno delle indicazioni precise su cui poi andare a fare delle verifiche, ma sicuramente rispetto ad altro tipo di analisi, avere già dall'inizio un'immagine su una tabella, è una tabella sinottica praticamente, un business canvas, quando si fa un business canvas ad un'azienda e abbiamo sullo stesso foglio tutte le aree aziendali davanti, si fa prima a capire insieme all'imprenditore, insieme al manager, dove poter migliorare e come muoversi, no? Con il Canvas Sprint che ci fa fare appunto un customer journey, abbiamo la possibilità di definire anche le offerte,
non è più un'offerta unica per tutto l'anno come si faceva prima di questa crisi, no? Tante aziende l'offerta la facevano unica, la affidavano agli agenti, gli agenti la portavano sul mercato e durava un anno intero. Oggi non è più possibile una cosa del genere, non è più possibile perché le offerte vanno mirate a seconda del target di riferimento, della persona che abbiamo davanti, con cui stiamo parlando, della sensibilità. Ecco, prima mi chiedevi dei PES, i PES vanno ad incidere in questo argomento. Quindi la rete vendita deve essere molto preparata perché è l'anello di congiunzione tra l'azienda e il suo mercato. Non può essere più sottovalutato, è un partner a tutti gli effetti e quindi deve riportare con precisione quello che è il messaggio dell'azienda. Quindi quel tipo di offerta a quel cliente funziona, la stessa offerta ad un altro target non funziona. Quindi questa formazione che viene fatta agli agenti direttamente è fondamentale. Il Canvas ci consente appunto di individuare i driver per fare questa formazione e per formulare delle offerte precise. Alla fine, per concludere questo processo, che cos'è? Ci fa capire che bisogna cambiare tante cose, perché tante cose sono cambiate e quindi se ci proiettiamo in avanti, la mia domanda provocatoria è: come sarebbe la tua azienda se acquisissero nuovi clienti, se non si perdessero i clienti già acquisiti? Perché una percentuale, sapete che c'è una percentuale di clientela che si perde ogni anno ed è fisiologico, ma la perdita di clienti è diventata ormai più che una perdita, è un'emorragia per molte aziende. A me è capitato di lavorare per una grande azienda, mia cliente da tanto tempo, che mi interpellò perché voleva sostituire la rete vendita, perché da tanti anni lavoravano, ma continuavano a perdere fatturato. In effetti, facendo poi delle analisi, il fatturato non veniva perso dalla rete vendita, ma erano i clienti che venivano sostituiti dalla rete vendita. Cioè lì c'era un problema più a monte, appunto questo cambiamento che c'è stato tra cliente e fornitore. I clienti hanno cambiato fornitore. La rete vendita è stata bravissima a sostituire i clienti, quindi la direzione vedeva lo stesso numero di clienti, più o meno, ma con un fatturato che scendeva. In effetti erano clienti nuovi che stavano arrivando in azienda da poco e stavano testando, comprando poco, testavano i prodotti. Quindi i clienti si perdono, ma attenzione, deve essere fisiologico, rientrare in quell'1-2%, non oltre. Quindi come sarebbe la tua azienda se si riducessero anche gli insoluti? Perché nel momento in cui noi facciamo un'attività di questo tipo, andiamo a preselezionare i clienti, ci facciamo degli accordi, facciamo un percorso verso la sostenibilità con loro, sono dei partner, non sono più dei clienti, potremmo anche cambiare nome, diventano dei partner a tutti gli effetti. Quindi gli insoluti, riusciamo ad individuare quei clienti che ci facevano gli insoluti e quindi si riducono. Così come sarebbe la tua azienda se aumentassero gli ordini dai clienti già acquisiti, quindi se i clienti già acquisiti ci facessero nuovi ordini, maggiori magari. Come sarebbe se si sviluppassero ordini appunto dai clienti acquisiti, scusate prima l'ho saltato, e dai nuovi clienti senza perdere tempo, cioè andare nel momento in cui si fa una preselezione di clienti sul mercato, questi clienti li andiamo ad acquisire con maggiore facilità. Il risultato è questo, cioè nell'organizzazione interna aumenta il piacere di lavorare, perché poi l'azienda ha la possibilità di reinvestire secondo quanto previsto dalla 88088, investire sui luoghi nei quali si lavora, sulle macchine, sui sistemi, facilitare appunto le attività di produzione, facilitare la vita all'interno degli uffici. E questo clima crea un miglioramento e un benessere interno che porta anche ad uno sviluppo maggiore da parte dell'azienda sui mercati.
Questo mio processo l'ho inserito in questo volume che è Gestire una PMI dopo il lockdown, che ho scritto quando ho iniziato a scrivere quando c'è stato il primo lockdown di marzo 2020. E da lì sono derivati anche dei corsi per quello che vi ho presentato fino a poco fa. Ma il volume è un manuale vero e proprio, ci sono degli strumenti, è molto dettagliato, quindi l'azienda può farselo da sé, è molto dettagliato, ci sono strumenti molto precisi, dei template che si possono utilizzare proprio per facilitare, soprattutto per le aziende più piccole, facilitare appunto un processo di crescita. E chiudo con questa frase di Andrew Carnegie, che è stato uno degli uomini più ricchi d'America nei primi dell'Ottocento, uno dei primi tre più ricchi d'America. Portatemi via la mia gente, lasciatemi le aziende vuote e presto l'erba crescerà sul pavimento delle parti. Portatemi via le aziende, lasciatemi le persone con cui lavoro e presto avrò aziende migliori di prima. Questo è, credo, proprio la sintesi che è tutta sulle persone, sulle competenze che sono all'interno delle aziende e che sono da sviluppare. A questo punto io il mio processo ve l'ho presentato. Se ci sono delle domande, sarò felicissimo Grazie, grazie. di Io faccio un rispondere. brevissimo commento, se posso, poi lascerei la parola, insomma, il tempo per le domande. Sicuramente questo processo, abbiamo parlato all'inizio, no? È molto legato con la parte governance e anche la parte sociale, no? Della sostenibilità, dell'ESG, perché abbiamo parlato di benessere interno, eccetera. Ma io sono sicura che con questi, diciamo, risultati che abbiamo citato, no? Quindi se abbiamo maggiori clienti, se c'è un maggior clima, se l'azienda comunque ha un'attività più florida, eccetera, sono sicura che ne beneficia anche la parte dell'ESG, quindi la parte environment, perché sicuramente c'è una maggiore propensione anche all'investimento, magari in termini di interventi di decarbonizzazione, piuttosto che nell'acquisizione, no, di nuovi impianti, in alcune ristrutturazioni, quindi sicuramente anche se questo non è un aspetto che è stato toccato molto esplicito, sono sicura che sarà un aspetto che ne beneficerebbe altrettanto. Sì, Questo è il mio. Stefania, è esattamente quello che dicevo quando dicevo del benessere che si va a creare all'interno dell'azienda, migliorare proprio i reparti, i luoghi all'interno dell'azienda, fare in modo di facilitare le attività, facilitare il lavoro, certo, con nuove macchine, con nuovi sistemi, con un'ergonomia migliore di lavoro, con una facilitazione generale di tutti, quindi sicuramente anche un miglioramento dei processi, automaticamente si porta ad un miglioramento dei processi interni e lo si fa considerando, ecco, con questa ottica più aperta, quindi considerando tutti gli stakeholder. Quindi gli interessi di tutti e diventa un modo di condivisione molto aperto, molto, molto interessante perché la quantità di informazioni e di feedback, quindi informazioni che escono e feedback che tornano, che portano al miglioramento, sono un volano per la crescita dell'azienda. È proprio questo la spinta maggiore. Certo, grazie. Se ci sono domande da parte di chi sta partecipando. Posso? Certo. Certo. Sono Carlo Genco, Quirino, complimenti. Grazie. Mi è piaciuta molto una cosa: in tutte le attività di formazione che sto facendo sulla sostenibilità, ci si sofferma molto diciamo, sull'azienda sostenibile, appetibile come fornitore, cioè inserita in una catena di fornitura. Qui è emerso il profilo del cliente sostenibile, cioè io posso essere un'azienda non sostenibile e dico ok, non mi importa nulla, non faccio parte di catene di fornitura di un certo tipo, ma potrei anche essere poco appetibile come cliente e quindi poter avere difficoltà nel trovare determinati fornitori ed avere determinate condizioni. Certo,
E questo è il matching che si vuole attivare. E questo è un processo, e mi colpiva e mi interessava molto quello che tu evidenziavi. Posso avere la microazienda, la piccola azienda che non riesce a mettere come processo tutta la sua sostenibilità, ma è un'azienda molto sensibile su determinate tematiche ed è un'azienda sulla quale tu vai a lavorare come potenziale cliente e lo guidi, diciamo, te lo cominci a crescere come cliente ESG. Cioè, mi sembra questa la tematica del cliente profittevole da un punto di vista ESG. Cioè, magari è un cliente con il quale ho una marginalità economica un po' più bassa, però un cliente che mi consente di migliorare il mio profilo ESG. Se sono... Sì, diciamo che dopo tutto quello che abbiamo passato tutti, no, in questi ultimi anni, riuscire a lavorare e individuare quei clienti, grandi o piccoli che siano, ma che hanno un potenziale di sviluppo, un potenziale di crescita che va nella direzione del mercato, nella direzione di quelli che sono gli eventi che abbiamo davanti, ovviamente è un vantaggio per tutti. L'azienda non inciampa più in clienti che non credono nella sostenibilità, aziende che non credono in un certo tipo di attività etiche. A quel punto si creano delle discrepanze rispetto alle offerte dell'azienda. Non ci si capisce più, cioè si arriva a un certo punto che non ci si capisce più. Quindi riuscire ad individuare dall'inizio questi clienti, sperando che siano il più possibile, no? O anche individuarli fra quelli che sono già clienti e fare in modo di farli salire nella scala e portarli tra quelli che sono da affiancare per farli crescere sotto questo aspetto, che capiscono quello che l'azienda, il linguaggio dell'azienda, sicuramente è un vantaggio per tutti. Un altro paio di curiosità, se non ci sono altre persone che vogliono intervenire, non voglio rubare, non voglio togliere spazio ad altri. Sui canvas ti stai muovendo, sono usciti adesso dei sustainability canvas, sono dei modelli che sono un po' una mediazione tra il canvas tradizionale, collocano con il lean canvas e hanno poi in basso, nella sezione in basso, i tre blocchi per ambiente, sociale e governance. Se tu stai utilizzando quella tipologia di canvas... Allora, il canvas Osterwalder lo ha fatto in un certo modo qualche anno fa e dopodiché ci sono... Diciamo che la scuola americana è sicuramente quella che ha fatto breccia in Italia per quanto riguarda il marketing, ma poi il marketing italiano si è modificato. Il marketing italiano, avendo noi dei valori diversi dentro, proprio culturali nostri, è un po' diverso rispetto al marketing americano, che è molto più aggressivo del nostro, no? Questi canvas diversi, tra virgolette, ci sono sempre stati, ce ne sono di ogni tipo. C'è il canvas B2B, c'è il canvas B2C, cioè nel mondo del canvas sono sorte tantissime variabili, cioè tantissime variazioni che sono state apportate per un modo o per un altro. Io non seguo quegli schemi lì nuovi, seguo il canvas tradizionale per quanto riguarda il business model, e per quanto riguarda invece il resto, cioè l'individuazione dei valori del cliente, seguo una logica che è una logica canvas, ma è un po' più tradizionale, più sicura. Ipotizzi tanti canvas per segmenti di clientela, per proposte di valore, per... Io ipotizzo un'attività, un'analisi canvas per ogni target, okay. Per ogni target che viene individuato. E okay. I target non sembra, ma sono tantissimi. Io ultimamente ho lavorato sulla mozzarella, che è una mozzarella, no? Eppure la mozzarella, se ricordo bene, ha 15 target diversi su cui lavorare, e tutti sono portatori di interesse, e quindi i target bisogna analizzarli proprio per individuarli in modo da poter parlare guardandosi negli occhi con ognuno di loro, altrimenti non si è interessanti. Vabbè, un'ultima cosa, non voglio far arrabbiare tutti gli altri, cioè sul sito di Asvis
uno studio di Ambrosetti sul settore moda, con un dato che è abbastanza interessante, cioè i consumatori, perlomeno il settore moda, sono poco propensi a pagare di più per la sostenibilità dei prodotti. E viene fornito in questo dato che l'interesse alla sostenibilità è 24 volte maggiore della disponibilità a pagare. Quindi è un po' della serie, sì, mi piace, sono interessato, condivido, però poi nel momento in cui devo andare a pagare e passare alla cassa, certo. E questo è un po' il vicolo cieco, l'imbuto che si sta creando. Sì, conosco quel dato. Quando abbiamo cominciato a parlare di green, quando abbiamo cominciato a parlare nell'agroalimentare, no? Di questi prodotti nuovi che erano fatti in un modo diverso, più puri, eccetera, eccetera, questi prodotti costavano di più. E quindi tutti ne parlavano a bocca piena, all'atto pratico non si vendevano, restavano sugli scaffali. Era l'esempio della bottiglia d'acqua minerale. La bottiglia d'acqua minerale. Poi cosa è successo? Se andiamo a vedere i dati oggi, i dati si sono ribaltati. Per cui, per quanto riguarda l'abbigliamento, io un settore che conosco bene, io tra le varie insegno nell'ITS Moda, qui okay. Di Pescara, ho dei corsi dove si stanno creando delle linee di abbigliamento e vi dico che ovunque si parla di sostenibilità. In ogni corso si parla di sostenibilità. I ragazzi che sono all'interno parlano tutti di sostenibilità, sono stati tutti sensibilizzati a questo. E non è detto che debba costare di più, non è assolutamente detto. È solo una questione di attenzioni diverse. Ma non... Va bene, grazie. Per cui confido molto in questo ribaltamento del dato. Grazie. Grazie a te. Se ci sono altre domande. Bene. Se non ci sono altre domande, credo che possiamo chiudere qua. Possiamo chiudere. Io ringrazio tutti per essere stati con me fino alla fine. Ringrazio voi, ringrazio te Stefania che mi hai dato assistenza, e Scuola Etica e quanti hanno collaborato questa sera con me per questo incontro. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci.